Ancora per parlare di Enduro, campionato campano 2024 FMI, siamo a Teora, in provincia di Avellino, con il motoclub 100% Enduro. Vi ricordo che ha organizzato questa quinta tappa del regionale, valido anche per Basilicata e Puglia in questa occasione. Ci occuperemo adesso delle classi territoriali, innanzitutto con la Major, mentre vediamo un'immagine della cross test, riprese effettuate oggi da Antonio Iovane, che ringrazio, come ringrazio Antonio Liberti per le interviste. Dicevo, territoriali Major con la vittoria di Alessandro Bifaro, eccolo in azione, tabella 177 per la sua KTM 350 a quattro tempi del motoclub e team FBA Power Sports, che vince la territoriali in 43 minuti e 12 secondi. Il pilota del Power Sports Alessandro Bifaro, con un vantaggio di 3 minuti e 50 sul numero 205 Luigi Ricciardiello. Eccolo inquadrato, il pilota del motoclub di guida, la sua KTM 350 a quattro tempi. Vi ricordo, 4 giri con due prove speciali, cross test e enduro test, la prima enduro test non cronometrata, speciali organizzate e disegnate dallo staff del motoclub 100% Enduro Team, con il supporto delle associazioni presenti sul territorio di Teora. Il numero 126 invece è Vincenzo Mingione, che chiude in terza posizione nella territoriale Major, distaccato a sua volta da Bifaro ben 4 minuti e 55 secondi, quindi tempi sicuramente diversi fra questi primi tre piloti della classe territoriali Major. Ci spostiamo poi con la clip sul 174 sulle territoriali senior. È Filippo Gabriele che vince in questa categoria, eccolo impegnato con la sua KTM 250, il motoclub di guida moto, nella cross test molto spettacolare, devo dire, sali scendi, gran pendenze, contro pendenze, insomma una bella cross test sicuramente quella realizzata qui a Teora, tra l'altro territorio neutro ancora per le gare di enduro, è la prima volta che si svolge più una gara di enduro. 195 è Michele Marrone ed è il secondo della territoriali senior, eccolo qui in azione, motoclub Salerno per lui, KTM 150 due tempi per Michele Marrone, che chiude in seconda posizione nella territoriali senior con un distacco di 3 minuti e 43 secondi rispetto a Filippo Gabriele. E poi abbiamo in terza posizione Mirko Di Biasi, eccolo il 185, motoclub Vulcano per lui e Honda 304 tempi per Mirko Di Biasi, che sale sul terzo gradino del podio di questa territoriali senior qui a Teola. Vi ricordo, appuntamento che chiude questa prima parte della stagione dell'enduro in Campania, poi saremo a settembre in Puglia per continuare questa stagione divisa tra Campania, Basilicata e Puglia, che sta dando un bel riscontro di piloti. E passiamo anche ai piloti della training che abbiamo messo in questa clip insieme ai territoriali, con le immagini di Michele Di Mambro, numero 214, che vince nella training quattro tempi, il pilota del motoclub Vulcano, con la KTM 350 a quattro tempi, per soltanto 8 secondi rispetto a Fabio Di Lorenzo, eccolo il numero 212, quindi davvero un niente se pensiamo alle 7 prove speciali disputate, 8 secondi è davvero un soffio. Eccolo qui ancora un passaggio di Fabio Di Lorenzo, numero 212. In terza posizione troviamo Simone Di Lorenzo, tabella 218 per la sua KTM 350 a quattro tempi del motoclub Vulcano, a sua volta 12 secondi di distacco rispetto a Michele Mambro, quindi soltanto 4 rispetto a Fabio Di Lorenzo. Bella gara sicuramente. E poi vediamo i podi di queste categorie. Innanzitutto la territoriali Major con Alessandro Bifaro, che appunto vince questa categoria. Purtroppo sono sfuggiti ragazzi alle interviste di Antonio Aliberti, con Ricciardiello e Mingione sul podio. E poi abbiamo anche Filippo Gabriele che vince nella territoriali senior, eccolo qua, che riceve la coppa da Damiano Lullo in questa categoria. E poi abbiamo l'altro podio della training con Michele Di Mambro,
che sale in questo momento sul gradino più alto del podio con i compagni di team di Lorenzo, Fabio e Simone Di Lorenzo, che appunto hanno fatto man bassa in questa categoria training.